Reato omissivo. In tale reato la condotta è rappresentata da una omissione, da un non fare che sia giuridicamente rilevante, dunque un non fare dell'agente, il quale ad esempio non soccorre il ferito, non controlla il bilancio di una società commerciale. L'omissione è penalmente rilevante allorché il soggetto agente, pur avendone la possibilità, ha omesso di compiere l'azione doverosa. E allora in tal caso distinguiamo tra reato omissivo proprio ed improprio. Il primo è configurabile nel caso in cui il soggetto omette di compiere l'azione comandata. Il secondo, qualora il soggetto ometta di impedire la verificazione di un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare. Reato ostativo. Il reato ostativo è una figura che tende ad incriminare determinati comportamenti che costituiscono soltanto il presupposto dell'aggressione al bene tutelato. Reato permanente. Per la sua configurabilità è necessario che l'offesa al bene giuridico tutelata sia protratta nel tempo ad opera della condotta volontaria dell'agente, ad esempio il sequestro di persona. Il reato permanente è un reato unico che si perfeziona nel momento in cui la lesione dell'interesse è protratta per quel minimo periodo di tempo da rendere apprezzabile l'offesa tipica e si consuma allorché la condotta dell'agente cessi e così si esaurisca l'offesa stessa. Reato plurisoggettivo. Per aversi reato plurisoggettivo è necessaria la partecipazione di più persone. Dunque parliamo ad esempio di associazione a delinquere, di millantato credito. Reato plurisussistente è quel reato che si oppone al reato unisussistente. Nel reato plurisussistente la condotta tipica è scomponibile in una pluralità di atti. Reato preterintenzionale è caratterizzato da un particolare elemento soggettivo, la preterintenzione, che si concreta quando dall'azione all'omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente. Reato progressivo. Tale reato è detto anche progressione criminosa. La progressione criminosa si verifica quando l'agente, per realizzare una determinata attività criminosa, non può evitare di realizzarne un'altra meno grave. Dunque, la caratteristica di tale reato è l'offesa crescente. Ineriscono alla progressione criminosa anche le figure dell'antefatto e del postfatto non punibili. Il primo si configura nel caso in cui il reato meno grave è il mezzo per la commissione del reato più grave. Il secondo consiste in una condotta susseguente al reato più grave commesso in precedenza, il cui disvalore rimane assorbito nel reato più grave. Reato proprio. È il reato che può essere commesso soltanto da un soggetto dotato di una particolare qualifica soggettiva, tale da porlo in una particolare relazione con il bene tutelato dalla norma penale. Ad esempio, commette reato proprio il pubblico ufficiale rispetto ai delitti di peculato, corruzione o l'imprenditore rispetto al delitto di bancarotta. Il reato proprio si distingue dal reato comune che invece può essere commesso da chiunque. Reato putativo. È una figura che si realizza qualora l'agente commetta un fatto non costituente reato nell'erronea supposizione che esso costituisca reato. L'erronea supposizione può dipendere da errore di diritto penale o sul divieto, in quanto ad esempio l'agente crede nell'esistenza di una norma che vieti un comportamento in realtà del tutto lecito, e errore su legge extrapenale. Chi
Ad esempio, credendosi imprenditore, ritiene di commettere fatti di bancarotta e in errore su legge extrapenale. E ancora, errori di fatto. Commette errori di fatto la gente che sottrae una cosa mobile ritenuta altrui ed invece propria. In siffatte ipotesi l'agente non è punibile, salvo che nel fatto concorrano gli elementi costitutivi di un reato diverso, del quale l'agente è determinato a rispondere. Reato tentato si configura qualora l'agente ponga in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. Dunque, atti idonei commessi dall'agente, diretti in modo non equivoco nella commissione di un delitto. Ed il trattamento sanzionatorio è più mite rispetto al delitto consumato. Ed infine abbiamo il reato unisussistente, che è il reato realizzatosi con un solo atto, ossia la condotta tipica. Consiste nel compimento di un solo atto e non è frazionabile. Inoltre, tale reato non ammette il tentativo.